Io non ho capito come sistemare queste luci, uffa. Magari me ne metto tipo qua, le tengo così per tutto il video. No, lascia stare, va. Uffi però, ma se c'avete dello scotch, per favore mandatemelo perché non si trova qui. Ciao ragazzi, questo sarà un video corto, presumo, se non mi perdo in chiacchiere, in cui vi voglio spiegare i gruppi sanguigni in Giappone, che cosa sono i gruppi sanguigni e perché tanti giapponesi, magari se vi è capitato di conoscere qualche giapponese, vi ha chiesto la fatidica domanda: ma che gruppo sanguigno sei? E vabbè ragazzi, questo domani ve lo spiegherò meglio anche sul canale Akatsu con Lilletta, ma oggi volevo parlarvi della mia esperienza e darvi un po' di informazioni. Quindi se volete vedere il video domani andate sul canale Akatsu e iscrivetevi, se volete la spiegazione più personal, allora rimanete con me che vi racconterò tutto quello che so e tutto quello che mi è successo. Allora, non so se avete giocato a certi videogiochi o avete visto su qualche anime qualche personaggio che magari nella descrizione di quel personaggio c'era scritto, che ne so, il gruppo sanguigno di quel personaggio. Io mi ricordo quando ero in Italia, che quando ero piccolo piccolo, che giocavo tipo a Final Fantasy e c'erano scritti i vari gruppi sanguigni e mi chiedevo: ma a che mi serve sapere il gruppo sanguigno di Squall? Boh. Però poi andando in Giappone ho capito il significato di quel gruppo sanguigno e perché per i giapponesi sia una cosa così importante. E il motivo è perché molte persone in Giappone credono che i gruppi sanguigni siano strettamente legati alla personalità di quella persona. E addirittura c'è stato uno scienziato che ha condotto una ricerca su ampia scala, in cui ha testato più di 10.000 persone per scoprire se c'era questo legame reale o meno. Vabbè, dal risultato è emerso che non c'è assolutamente nessun legame tra il gruppo sanguigno e la personalità. Siamo proprio fatti così. Ma allora la domanda sorge spontanea: ma allora perché i giapponesi continuano a credere e scelgono di credere nei gruppi sanguigni? Vabbè, per capire secondo me questa cosa dobbiamo prima di tutto analizzare quando si è formato questo pensiero, perché non è una cosa legata alle tradizioni di 1000 anni fa, cioè i gruppi sanguigni sono stati scoperti nel secolo del 1900 e i primi libri a tal riguardo sono stati pubblicati negli anni 70. Inizialmente erano super in voga tra gli uomini che usavano tutte queste informazioni che erano scritte su questi libricini per riuscire a fare colpo sulle tipe e dicendo: ah, tu sei gruppo O, allora sei questo, eccetera, eccetera. Ci siamo capiti. Poi negli anni 80 sono diventati un po' più popolari anche tra le donne, e negli anni 90 erano diventati assolutamente mainstream. Tant'è che la company Morinaga ha fatto una pubblicità per promozione di alcune caramelle in cui proprio faceva vedere come magari i vari gruppi sanguigni compravano le loro caramelle e che gruppi sceglievano. Ve ne lascio qua un pezzettino. Se volete vedervelo, attivate i sottotitoli, è molto divertente, vi farà capire meglio che cosa voglio dire. Ebbene, anche ai giorni nostri ci sono moltissimi talk show che parlano dei gruppi sanguigni e ancora ci sono molti libri che vengono molti venduti. Come potete vedere anche in questa immagine, vedete comunque come tra i libri più venduti ci sono molti libri che sono legati ai gruppi sanguigni. Ah, tra l'altro c'è anche Harry Potter e i Doni della Morte. E quindi, tornando alla domanda sul perché i giapponesi credono in questi gruppi sanguigni, la risposta più ovvia e semplice è perché comunque a credere ai gruppi sanguigni è una cosa comunque divertente, non fa male a nessuno, quindi perché no? Probabilmente è un po' come l'astrologia o anche, insomma, un pochino la religione, spero che nessuno si senta offeso. Però sapete, sono tutte quelle cose che ti danno delle certezze in un mondo come quello in cui viviamo, in cui non abbiamo nessuna certezza, perché siamo al mondo, cioè non lo sappiamo. Quindi comunque il fatto di avere magari dei gruppi sanguigni, che ogni gruppo sanguigno significa che questo soggetto è una determinata
determinata personalità, anche se vi dirò la verità, io ho letto le descrizioni di tutti i gruppi sanguigni, io potrei essere benissimo qualsiasi, cioè sono molto generiche, quindi penso che sia io che voi potremmo essere qualsiasi categoria. È un po' come quelli che mi dicono, vabbè, io ragazzi non credo nei segni zodiacali, io sono acquario, però sinceramente non ci credo. Però la mia migliore amica Martina, con cui ho fatto anche un video, lei ci crede molto e mi dice, vedi, magari c'è avuto una bella brutta giornata, e tipo, sì, ma c'avevi Mercurio contro. Ma cosa cavolo vuol dire? Cioè, però, capito, c'è gente che ci crede e forse è anche vero, non lo so, non sappiamo niente del mondo, magari può anche essere vero. Io sono un po' scettico riguardo questi argomenti, però, cioè, se c'è qualcuno che ci vuole credere, non fa male a nessuno e non è una setta che ti vuole portare via soldi, perché no? Cioè, alla fine è divertente. Per esempio, non lo so, io sono abbastanza perfezionista con i miei video e mi dicono, sì, perché sei del gruppo A, faccio cosa? Io di gruppo sanguigno ve lo dico, sono AB. AB di solito, e sono anche mancino, quindi per i giapponesi essere AB e mancino vuol dire essere una persona estremamente, o un artista o un po' un pazzo, non pazzo, proprio che ragiona in modo diverso rispetto ad altre persone, e magari ho delle caratteristiche di A e delle caratteristiche di B. B è invece una persona più testarda e, come vi ha detto, è un perfezionista che vuole fare tutte le cose bene, è un kireizuki, vuole tenere tutto in ordine, e O è una persona abbastanza leader che va un po' d'accordo con tutti, eccetera eccetera. Infatti ricordiamo che il gruppo O può dare a tutti ma può ricevere solo da O, quindi è un altruista, mentre AB può ricevere da tutti ma può dare soltanto a AB. Quindi vabbè, in quel senso mi sento un po' egoista. Un altro dei motivi secondo me che ha fatto sì che in Giappone si creda così tanto nei gruppi sanguigni è il fatto che comunque dovete considerare che il Giappone è per lo più popolato dal 99% delle persone che è giapponese, quindi magari il fatto di poter distinguere le persone in quattro gruppi è una cosa comunque interessante, senza dover essere necessariamente diversi, poter fare un po' delle differenze, capito? E questa è una cosa che è possibile in Giappone, anche perché a differenza di molti altri paesi la percentuale di gruppi A, B, AB e O è abbastanza simile, cosa che non succede in altri paesi. Di solito c'è sempre un gruppo sanguigno che è predominante rispetto agli altri, mentre in Giappone sono abbastanza omogenee la distribuzione dei vari gruppi, quindi secondo me anche quello. Poi secondo me anche il fatto che comunque ci siano solo quattro gruppi, secondo me sono innanzitutto facili da memorizzare, perché anch'io che non credo ai gruppi vi so dire un po' le caratteristiche generali, almeno quelle che la gente crede che siano le caratteristiche generali, e mentre i segni zodiacali sono 12 e poi ci sono tutte le affinità, non si capisce niente. Per esempio il leone va d'accordo con chi? I gemelli hanno una doppia personalità, cioè è tutto un casino, mentre avendo soltanto quattro gruppi secondo me è più semplice e quindi è più facile che si sia diffuso secondo me in tutto il Giappone. Oddio, questa è la mia opinione. Comunque vabbè, questo video era tutto per dirvi che se in Giappone qualche giapponese vi viene a chiedere magari in un appuntamento, ma voi siete gruppo A, B o AB, cioè ma voi di che gruppo sanguigno siete, non andate subito a pensare che si trattava di un Hannibal Lecter wannabe, ma probabilmente è soltanto un modo divertente per conoscersi e farsi quelle domandine un po' così divertenti, tipo che segno sei per i giapponesi. Vabbè ragazzi, spero che questo video vi abbia interessato, scrivetemi nei commenti che gruppo sanguigno siete, che così se avrò bisogno so chi contattare, e niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se vi piacciono questi video un po' chiacchiericci o se preferite i video magari quelli con le slide, le foto e l'illetta. In ogni caso io ve li faccio entrambi, così potete godervi entrambe le versioni. E grazie sempre tantissimo per vedere questi miei video, a me fa sempre tanto tanto piacere. Se ci sono degli argomenti di cui vorreste che io tratto nei miei prossimi video, scrivetemelo per favore qui sotto, lasciate un bel mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti signori e signori amanti della cucina giapponese, per noi 72 iscritti a cui piace molto mangiare a Tokyo. Io penso che prendo la soba e qualcos'altro, adesso però mi devo concentrare. Mettete i soldini qua e poi premete. Con la soba mi piaceva accompagnarla con un po' di liquore giapponese e della birra. Ecco qua come si presenta bene. Tutto buonissimo, tutto questo ben di Dio, drink inclusi per un totale di una decina d'euro.
Wasabi non esagerate mai, eh. Soba è uno di quei piatti che vi raccomando di mangiare se avete poco tempo, volete spendere poco, ma comunque volete mangiare qualcosa di abbastanza salutare, perché è abbastanza salutare, devo dire. Oggi carico un nuovo video a proposito di cucina, in cui parlerò di cucina. A proposito, come mangiare con soli 2 euro in Giappone un buonissimo primo e secondo. Non perdetevelo le due. Eccoci qua, che abbiamo finito anche Fatal Frame 2 Remake. Stato bello. Aspetta, forse devo fare un'ultima foto. Avremmo avuto un altro finale del cavolo. Lo so che avremo il bad ending, ma non ve lo voglio spoilerare. Quindi vabbè, vi dico come mi è divertito. Ciao. Un abbraccione da Seba. Ciao. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.